raccontaci un po' chi sei. Allora, sono appunto un fotografo di interior, architettura e design. Ho studiato dopo la scuola, dopo essermi diplomato, ho studiato fotografia per 2 anni, ho fatto un master e da cui ho trovato la mia strada, appunto, che è la fotografia di interior e architettura. Da quanto collabori con lo studio? Con lo studio collaboro da 6 anni almeno, quindi sono state le mie primissime collaborazioni con lo studio proprio a livello di progetti fotografati e da allora abbiamo stretto appunto una collaborazione continuativa e fino ai giorni odierni, fino ad oggi. E visto che stai con lo studio da 6 anni, hai notato un'evoluzione dei progetti? Insomma, tu diciamo arrivi quando i progetti sono terminati e qual è stato un po' il percorso che secondo te è stato fatto in questi anni? Allora, sicuramente è stata un'evoluzione comune in questi 6 anni, cioè più lo studio si evolveva, quindi nell'importanza dei progetti, nella cura dei progetti, semplicemente anche portando un esempio, 6 anni fa abbiamo iniziato su progetti magari un po' più piccoli contenuti, a oggi sono quasi tutti progetti molto grandi, importanti, dove appunto anche la mia fotografia deve andare di pari passo con la loro ricerca e quindi rappresentare al meglio lo spazio, i materiali e gli ambienti che lo studio ha progettato. Una domanda particolare se vuoi. Lo studio Nomade è uno studio di sole donne. Come ti senti a lavorare con sole donne? Allora, sinceramente quando vengo in studio, che appunto sono effettivamente l'unica figura maschile, non è imbarazzante, però appunto è una realtà molto difficile da trovare fuori da questo contesto, perché se devo pensare ad altre realtà, che possa essere altri studi di architettura, studi fotografici o semplici attività commerciali, non mi viene in mente un altro ecosistema come quello di Nomade, dove appunto è formato solo da donne, e quindi è interessante, molto interessante.